Oggi è martedì, l'ultimo giorno di marzo, c'è una bella giornata di sole e questo potrebbe incoraggiare alcuni a uscire di casa, a trovare un pretesto appunto per andare in giro, per prendere un po' d'aria fresca dopo magari giorni di clausura. Ecco, questo sarebbe l'atteggiamento più sbagliato possibile in questo momento. Se noi abbiamo un vantaggio, come sembra che in effetti noi abbiamo un vantaggio rispetto ad altri che vivono in altre zone d'Italia, dobbiamo cercare di consolidarlo questo vantaggio e non disperderlo. Ci è stato detto e raccomandato di rimanere almeno fino a dopo Pasqua in casa, mantenendo queste stesse regole che abbiamo adottato finora. Cerchiamo di mantenerle scrupolosamente, non ci facciamo convincere dal fatto che con le belle giornate magari potremmo essere tentati a uscire di casa, perché sarebbe la cosa peggiore da fare in questo momento. Cerchiamo di stare a casa perché questo ci dà in questo momento un vantaggio. E se a breve, speriamo a breve, verrà previsto un programma di riapertura delle attività. È chiaro che questa riapertura potrà essere per zone, per fasce, ed è chiaro che riapriranno magari prima proprio quelle zone e quei territori dove il fenomeno non ha attecchito come in altri. Quindi manteniamo questo vantaggio che abbiamo, non usciamo di casa. Noi, come è noto, abbiamo adottato un sistema, una rete, diciamo, di solidarietà diffusa attraverso la quale proviamo a stare accanto a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno, sappiamo che sono tantissime, riceviamo tutti i giorni messaggi, telefonate di persone che chiedono aiuto, che chiedono un contributo per poter superare questo difficile momento. Staremo accanto a tutti quanti, questo lo posso garantire. Io so che tra l'altro delle aziende locali stanno, diciamo, erogando dei contributi importanti alla causa, e questo, di questo io vorrei pubblicamente ringraziare chi lo sta facendo, privati, aziende, non è importante l'importo che viene erogato, è importante che si dimostri questa sensibilità, che si compia questo gesto di solidarietà che è molto apprezzato e molto molto importante. Abbiamo avuto la notizia proprio in questi giorni anche di contributi della Regione e dello Stato, di importi anche notevoli che serviranno sempre allo scopo. Quello che posso dire è che noi abbiamo già una rete, un'organizzazione messa a punto, quindi siamo pronti per partire. Non appena arriveranno questi contributi, cominceremo subito a dare concretamente aiuto a chi ne ha bisogno. Vi chiedo di seguire passo passo gli sviluppi della situazione, perché è chiaro che sarà nostro interesse tenervi informati giorno dopo giorno.